Va ora in onda Radio Giornale Bellunese. Notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di lunedì 6 giugno 2022. Ancora una tragedia in montagna, ieri sulla Gusera di Giao, tra San Vito di Cadore e Colle Santa Lucia, ha perso la vita Giordano Pertile, alpinista vicentino di 48 anni. L'uomo che stava scalando la via dal lago assieme alla compagna è precipitato per una quarantina di metri, riportando traumi fatali. La donna ha allertato la centrale del SUEM attorno alle 11.40. Giunti sul posto con l'elicottero Pelican 2, i soccorritori della Guardia di Finanza di Cortina non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 48enne. Maltempo ieri nel Bellunese, ingenti danni provocati in diverse zone della provincia, divelto dal forte vento il tetto della scuola elementare Duca d'Aosta a Cortina, problemi anche a Falcade dove le raffiche hanno danneggiato le coperture in lamiera di alcuni tabià, piante in strada e transito bloccato sul passo San Pellegrino, alberi e rami sono caduti anche in altre parti della Valbelluna dove in alcune aree si sono registrate delle grandinate. A Selva di Cadore una frana si è riversata su una strada secondaria. E c'è apprensione per un 83enne della Val di Zoldo, uscito per un'escursione senza far rientro. Sulle sue tracce le squadre del soccorso alpino, ma le ricerche sono state rese difficili proprio dai temporali di ieri sera. L'anziano aveva fatto una gita nella zona di Colmarsan, dalla quale non è rientrato, mobilitati anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono stati oltre 4.000 i visitatori che a Borgo Valbelluna hanno potuto ammirare le opere di Luigi Cima in mostra al Palazzo delle Contesse di Mel fino a ieri domenica 5 giugno. Numeri, il commento dell'assessore alla cultura Simone Deola, che hanno avuto una visibile ricaduta economica sul territorio. Nel comune della Sinistra Piave sono infatti arrivate persone da tutto il Veneto e da fuori regione, molte delle quali attratte anche dalle esposizioni collaterali allestite a Trichiana e Lentiai e dedicate al paesaggio immortalato dalle fotografie di Dario Tonette e Walter Argenta. Passiamo allo sport. Rugby, Feltre KO nella gara di andata della finale playoff di Serie C. Ad imporsi nel primo atto della doppia sfida che vale la promozione in B, il San Marco Venezia Mestre, vittorioso 22-21 in rimonta. Domenica Feltre la gara di ritorno, i Granata dovranno vincere con almeno 2 punti di scarto. Podismo, sono Melly Joel Kinspeny e Sara Broggiato i vincitori della 22esima edizione della Cortina d'Obiago Run. 2200 gli atleti al via per i 30 km di percorso che nel maschile ha premiato l'atleta keniano con il tempo di 1 ora e 34 minuti e 41 secondi. Nel femminile Broggiato davanti a tutte in 2 ore e 1 minuto e 27 secondi. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno e il Corriere delle Alpi, dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.